Io entro nella fase 2. E voi? Noi siamo i sommersi. Quando arrivò la telefonata, ero a Flushing Meadows, New York, per assistere all'ultimo torneo slam della stagione tennistica. Non mi chiamava mai nessuno. Risposi presagendo una cattiva notizia. Non sbagliavo. Mio padre era morto. Il suo factotum mi chiese di rientrare con il primo aereo. Uscii dallo stadio del tennis e mi incamminai verso l'albergo. I boati degli spettatori mi seguirono senza scemare finché non telefonai a mia madre. Quando parlava lei, tutti si zittivano, perfino a New York. Pronto? Rispose lei. Sono io. Dove sei? New York. Quando parti? Subito. Ti aspetto. Com'è morto? Mi affrettai a domandare prima che lei interrompesse la telefonata. Il factotum non te l'ha detto? No. Infarto. Mi dispiace tanto. Anche a me. Senti, sto cercando di organizzare il funerale e non ho tempo di stare al telefono. Sbrigati a tornare. Disse mia madre, che poi chiuse. Feci un respiro profondo. Erano 10 anni che con la scusa della passione per il tennis fuggivo dalla mia famiglia. Ma adesso mio padre era morto. E tutto sarebbe cambiato. E tutto sarebbe cambiato. Fermai un taxi e diedi al guidatore l'indirizzo dell'albergo dove alloggiavo. Il tassista partì di corsa. Cercai il suo sguardo nello specchietto retrovisore. Rallenti. L'uomo sorrise. Stia tranquillo. Sono il miglior tassista di New York. Stronzate. Il tassista cambiò espressione e decelerò. Ero un uomo mite, i modi aggressivi nei quali ero scaduto mi sorpresero. Mi scusai. Per il resto del viaggio, come sempre più spesso mi accadeva, non pensai a nulla. Devo partire prima del previsto, dissi al concierge dell'Hemsley Park Hotel. L'uomo annuì in modo grave, come se avesse intuito il mio lutto. Forse avevo un'espressione funerea che diceva tutto. Potrebbe prenotarmi il volo? Domandai. Sì, signore. Gli ricordai la mia destinazione. Posso fare altro? Feci segno di no con la testa e mi avviai all'ascensore. Mentre aspettavo, vidi Kimberly venirmi incontro. L'avevo conosciuta qualche giorno prima nella palestra dell'albergo, dove io ero andato a fare gli esercizi e lei a passare lo straccio. L'incontro mi aveva turbato. Kimberly era stata la prima donna a rivolgermi un sorriso dopo molto tempo. Dondolò la coda di cavallo e sorrise. Poi notò la mia espressione corrucciata e me ne chiese la ragione. Mio padre è morto, torno a casa, spiegai. Kimberly aprì la bocca ma non disse nulla. Le porte dell'ascensore si aprirono. A presto, dissi, anche se sapevo che non l'avrei più rivista. Lei mi trattenne per un braccio. Ti aiuto con le valigie. Cercai nella sua espressione un segno rivelatore. Chi era Kimberly in quella circostanza? Un inserviente che mi stava offrendo il suo aiuto oppure una donna che mi proponeva la sua compagnia? Nei giorni precedenti avevo molto fantasticato sul suo corpo, ma adesso l'idea di poterla avere fisicamente nella mia stanza mi paralizzò. Balbettai una frase senza senso e mi affrettai a entrare in ascensore. Kimberly scomparve al di là delle porte. Mi sentii l'adolescente patetico e codardo che continuavo a impersonare nonostante il trascorrere degli anni. L'ascensore arrivò al piano. In camera mi masturbai sotto la doccia pensando a Kimberly. Dopo mi asciugai e mi guardai allo specchio. Ultimamente ero molto dimagrito e avevo preso un brutto colore. Andava sempre peggiorando. Continuai a osservarmi finché non squillò il telefono sul comodino. Pronto? Era il concierge. Mi dettò il numero del volo e l'orario del check-in. Presi la valigia, una vecchia sacca Sergio Tacchini che da ragazzo usavo per le racchette, e la riempii con i pochi indumenti che mi ero portato a New York. Mi sdraiai sul divano. Lo scorrere del tempo rallentò. Quando fu il momento, per vincere il torpore non restò che lasciarmi cadere sul pavimento. Scesi nella hall e il concierge mi chiamò un taxi. Era la prima volta che ripartivo così presto. A Flushing Meadows i tennisti erano soltanto agli ottavi di finale. Dopo molti anni non avrei completato il grande slam dello spettatore. Incolonnare Australia Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Dopo l'atterraggio accesi il telefono. C'era un SMS di mia madre. Il funerale domani alle 10. Ti ho fatto preparare la tua vecchia camera. Chiamami quando atterri. Sfilai a fianco alla colonna di taxi in attesa di clienti fino a raggiungerne la testa.
Entrai nel taxi a capo della fila. Il tassista mi guardò nello specchietto retrovisore. «Dove va?» Gli diedi l'indirizzo della casa dove ero cresciuto e lui partì. Il taxi lasciò la cinta dell'aeroporto e si mise nella superstrada. «Si fermi!» dissi dopo qualche chilometro. Il tassista accostò sulla corsia d'emergenza. «Che succede?» chiese con tono pacato. «Scendo qui!» Il tassista si voltò. «Non può scendere qui!» Il tassametro era fermo a 8 euro. Diedi una banconota da 10 al tassista che la prese controvoglia. Aveva l'espressione accigliata. «Sono 50!» «Perché?» «Perché mi ha chiesto una corsa da 50 e adesso non è che ci può ripensare!» Per 8 euro non la facevo neppure salire. In contanti mi era rimasta soltanto una banconota da 20. Gliela porsi. «Non ho altri soldi!» Il tassista mi strappò la banconota di mano. «Vaffanculo», disse sottovoce, ma in modo che lo potessi sentire. Scesi dal taxi e camminai fino a ritrovarmi in aperta campagna. Lo psicoterapeuta che mi seguiva via Skype in giro per il mondo mi aveva definito un perfetto modello di escapista. Fuggivo dalla realtà come se questa mi desse la caccia, e adesso, nel nulla della campagna, mi lasciai andare a fantasie così infantili da convincermi che non fossi un semplice escapista, ma il più grande di tutti, il più grande di sempre. Larry Houdini dei vincoli mentali. L'erbaccia si trasformò in erba ben tosata e il rombo degli aerei si convertì nel boato della folla. Ero a Church Road, nello stadio del tennis di Wimbledon, il mio favorito. Quando iniziò a imbrunire, la luce dei riflettori a bordo campo si trasformò in quella di un centro abitato, dove mi diressi in cerca di un posto per trascorrere la notte. Il bed and breakfast era una villetta con tre stanze destinate agli ospiti, tutte libere. Era gestito da una coppia di ministeriali in pensione. Prima di invitarmi a entrare, mi avevano osservato con curiosità, forse per via del mio aspetto dimesso. Poi mi avevano fatto scegliere la camera e insistito perché cenassi con loro. Mangiai poco, nonostante i manicaretti preparati dalla padrona di casa. «È qui per lavoro?» domandò lei per fare conversazione. «Sì», dissi senza pensarci. «Si tratterrà a lungo?» «Dipende». «Da che cosa?» domandò il marito. «Sono un tennista semiprofessionista», mentii. «Partecipo a un torneo qui vicino. Se perdo subito, vado via. Se passo il turno, resto». La donna ne sembrò ammirata. «È un torneo importante?» «No, è soltanto un torneo minore. Scommetto che vincerà lei». Dopo cena i padroni di casa andarono a dormire. Io invece mi trattenni in soggiorno. Guardai un vecchio film di fantascienza, finché il caldo non si fece opprimente l'aria irrespirabile. Accesi le luci del giardino e uscii per prendere un po' di fresco. Mi sedei sulla panchina vicino alla porta d'ingresso. Trascorsi il tempo guardando gli aerei che sorvolavano casa. Ne contai a decine. Quando suonai il campanello, una finestra al primo piano si illuminò e dopo un minuto o due il padrone di casa venne ad aprire in vestaglia. «Mi dispiace averla svegliata. Mi sono chiuso fuori». «Domani mi ricordi di darle le chiavi di riserva». Annuii. «Meglio entrare, qui fuori è umido». In cucina l'uomo mise sul fuoco un pentolino con il latte. «Ci aiuterà a riprendere sonno». Quando il latte si fu scaldato, l'uomo lo versò in due bicchieri e me ne passò uno. «Come vanno gli affari?» domandai per rompere il silenzio. «Abbiamo aperto da poco, siamo soltanto all'inizio». «Da quanto siete aperti?» L'uomo sorrise. «Da 2 mesi, e lei è il nostro primo cliente. Finalmente ci siamo sbloccati». Sembrava contento. Gli chiesi come fosse nata l'idea di aprire un bed and breakfast e lui me lo disse. Dopo che il ministero li aveva mandati in pensione, sua moglie aveva deciso di dedicarsi al vecchio desiderio di avviare un B&B e lui aveva consentito per tenere lontana la vecchiaia. Terminato il racconto, l'uomo mi mise una mano sulla spalla. «È tardi. Se domani vuole vincere, meglio che vada a riposare». Mi ero dimenticato della frottola sul tennis di cui mi ero vantato a cena. Erano 15 anni che non giocavo. Finii di bere il latte e salii in camera. Mi addormentai presto. Sognai mio padre, la sua enorme stanza d'ufficio, la sua pesante scrivania in legno massello e la sua vecchia poltrona di pelle consunta sulla quale dopo tanti anni di lavoro era rimasto impresso il calco profondo del suo corpo. La mattina dopo mi svegliai senza sapere dove mi trovassi. New York, Melbourne, Londra, Parigi. La sensazione di disorientamento durò poco. Controllai il telefono.
Vi erano registrate 42 chiamate senza risposta. Mia madre e il factotum mi stavano cercando. C'erano anche parecchi sms, tutti di mia madre, tutti uguali. Dove sei finito? Shit. Dopo la doccia andai in cucina. Dal frigorifero presi la bottiglia di tè freddo e me ne versai un bicchiere. Bevevo appoggiato al lavello quando entrò la padrona di casa. «Buongiorno, caro», disse lei in modo affettuoso. «Salve. Ha dormito bene?» «Sì», dissi, anche se non era vero. La donna sorrise e scostò una sedia dal tavolo. «Non stia in piedi, si accomodi». Annuii e feci come disse. La padrona di casa additò con finta severità il bicchiere di tè. «Non mangia nulla?» La mattina non ho mai appetito. La donna non badò alle mie parole, apparecchiò la tavola con una tovaglia rosa sulla quale dispose una confezione di fette biscottate, un vasetto di marmellata e una crostata fatta in casa. Per farle piacere sbocconcellai qualcosa. La donna apprezzò e mi sorrise. «Mio marito e io siamo contenti di poterci occupare di lei», disse con una nota di tenerezza nella voce. «Spero che oggi vinca e che possa restare». «Lo spero anch'io», dissi. «Restare mi sarebbe piaciuto». Ma mia madre mi stava aspettando. La donna notò il mio sconforto. «Qualcosa la preoccupa? Me ne vuole parlare?» Mi venne in mente che c'era qualcuno con cui parlare. Salutai la padrona di casa e uscii. Andavo da mio padre. Adesso che era morto, parlargli sarebbe stato più semplice. Se vi fossi riuscito, allora forse avrei anche trovato la forza di tradire le previsioni sul mio futuro e il loro guardiano, mia madre. Presi un taxi. Quando arrivai al cimitero non c'era più nessuno, neppure mia madre. Mi sedei a gambe incrociate di fronte alla tomba di mio padre. Sulla lapide c'era una fotografia in cui era più bello di quanto ricordassi. Ero triste, ma presente a me stesso. Il prato del cimitero non si sarebbe trasformato in un campo da tennis in erba. Arrivò qualcuno. Mi voltai. Era il guardiano. «Fra 10 minuti chiudo il cancello», disse con tono di voce piatto. Io annuii e l'uomo andò via. Mi trattenni ancora per molte ore. Quando iniziò a imbrunire, i contorni della fotografia di mio padre si sfocarono. Io non potevo vedere lui e lui non poteva vedere me. Così era più facile. Trovai il coraggio e gli dissi che per sostituirlo non ero pronto e mai lo sarei stato. Gli dissi che non ero come lui e meno ancora come il nonno che si era fatto da solo. Gli dissi che a nulla erano servite tutte le ore di psicoterapia che mi avevano pagato, perché non si può costruire un leader partendo da zero. Gli dissi che se l'azienda la prendevo io sarebbe fallita presto. Trovai il cancello chiuso, allungai un braccio tra le sbarre e suonai il campanello, ma il custode non venne ad aprire. Mi arrampicai e scavalcai. Dall'altra parte accesi il telefono, che scaricò decine di messaggi. Non avevo bisogno di leggerli per sapere che erano di mia madre. Digitai una risposta e spinsi il tasto invio. Le avevo scritto: «Ho parlato con papà. Ti ho detto che rinuncio e lui non si è opposto. Trova qualcun altro. Per vederci, meglio aspettare». Suonai il citofono. La porta del bed and breakfast si aprì e la luce accesa nell'ingresso incorniciò la figura della padrona di casa. Fra noi correva il vialetto del giardino. «È proprio lei?» domandò la donna. «Sì», risposi. La donna si voltò verso l'interno della villetta. «Caro, è tornato!» esclamò. E poi venne ad aprire e mi strinse forte. «Allora ha vinto!» esultò nonostante indossassi i jeans e non avessi con me la racchetta. «Sì, ho vinto!» dissi. E non mi sembrò di aver mentito. «Posso restare ancora un po'?» «Ha già cenato?» «No». In cucina il marito si alzò in piedi e mi salutò con una vigorosa stretta di mano. Mi sedei a tavola. La padrona di casa riscaldò un'abbondante porzione di polpette e verdure. Mangiai con foga e la donna mi guardò con orgoglio. «È rincasato tardi, ci ha fatto stare in pensiero», disse il padrone di casa. Presi il tovagliolo che avevo sulle gambe e mi pulii le labbra. «Mi dispiace. Abbiamo pensato che avesse perso e fosse andato via». «Mi dispiace», ripetei. «Non si dispiace», disse la donna. «Deve essere stata una partita molto combattuta». Annuì. «È stata una lunga battaglia». «Ma una partita di tennis non può durare tutto il giorno», disse il padrone di casa. Per un istante vidi sul punto di rompersi l'architettura di illusioni che avevamo costruito. La padrona di casa rivolse al marito uno sguardo severo. «Ma tu che ne capisci di tennis?» L'uomo tacque.
Poi l'importante è che adesso lei...